Buonasera dalla Casa dell'Energia, nuova puntata di Nero su Bianco, eh, questa settimana eh, andremo ad analizzare quello che è accaduto in estate, l'alluvione che ha colpito duramente la nostra città anche con una perdita di vita umana ma anche con i disagi che si sono ripetuti ancora una volta nella zona di Via Romana e non solo, un tema di cui abbiamo parlato in via marginale anche con il sindaco di Arezzo la scorsa settimana e questa sera però abbiamo voluto dedicare una puntata proprio a questo tema perché riguarda comunque diverse zone della nostra città che quando piove anche con eventi poi alla fine non così eccezionali come quello di agosto rischiano di andare sott'acqua quindi cercheremo di capire perché e che cosa si può fare per arginare questo rischio andiamo a salutare gli ospiti di questa sera c'è cioè Fabio Mori direttore della Casa Energia che adesso ci darà il via buonasera 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 benvenuti poi ritroviamo l'assessore Marco Sacchetti, ben tornato, Alessandro Caneschi, consigliere comunale del Partito Democratico. E poi è nato un comitato spontaneo in Via Romana, vado a salutare Luigi Zammuto che è il presidente, buonasera, e Piero Franchini che eh, ci eh, assisterà diciamo, nel, nel dibattito. Allora, eh, Fabio, questo è un tema veramente centrale perché poi vediamo che le condizioni insomma, meteorologiche, ormai lo dicono tutti, comunque sono cambiate e quindi è cambiato anche il rischio che... Eventi di questo tipo no, si ripetono anche con una certa frequenza. Secondo me il rischio idrogeologico andrà sempre diciamo, ad essere una realtà sempre più impattante all'interno anche della nostra vita quotidiana. Questo perché, appunto l'hai anche annunciato tu, i cambiamenti climatici sono presenti e sono una realtà ormai eh, diciamo, ineliminabile all'interno del nostro palcoscenico climatico mondiale. Come dicevo anche nella scorsa puntata con la presenza del sindaco, noi abbiamo aderito al Friday for Future di Greta Thunberg. Abbiamo Fatto, abbiamo manifestato insieme poi agli altri sui cambiamenti climatici, sull'emergenza appunto che riguarda un po' tutto il nostro sistema eh, pianeta eh, all'interno del, della compagine attuale. Devo dire, insomma, che eh, questo ne deriva, cioè ne deriva il fatto che l'amministrazione pubblica, tutti gli enti preposti devono sempre più stare attenti. A quegli eventi atmosferici che sicuramente possono inficiare all'interno del, delle città e ovviamente anche fuori da esse. Io mi rivolgo un po' diciamo, ai cittadini del centro perché la struttura di Casa dell'Energia è centrale all'interno del, del nostro tessuto urbano e mi accorgo che molte volte le precipitazioni, che siano diciamo, eh, un po' copiose, sono in qualche modo mal gestite. Questo perché eh, molte volte il sistema fognario è carico e il deflusso, il defluire dell'acqua non è sempre diciamo, eh, regolato in maniera corretta. Questo crea ovviamente dei rivoli, crea, del, crea delle, delle situazioni pericolose e ovviamente la viabilità, ma anche diciamo, il cittadino che in qualche modo si trova nel bel mezzo dell'evento atmosferico rischia alcune volte dei disagi. Eh, noi abbiamo, tu hai ricordato appunto anche la perdita di una vita umana, quindi nel senso credo che le tematiche siano centrali e debbono essere affrontate con il giusto e corretto approccio. Grazie, grazie, grazie a te grazie Fabio. A te. Partiamo dal riconoscimento dello stato di emergenza. Essi eh, qui veniva il fiume, il fiume, che poi non era acqua pulita. Poi non dico qui quando quel che c'era. Se mancava i girini, i serpenti e i pesci, di quello si trova i pesci. Eh? Una cosa sconvolgente, veramente, io ho mai visto un lavoro così. Era lo scorso 27 luglio quando un violento nubifragio si era abbattuto sulla città di Arezzo, ma anche su alcune frazioni della provincia, provocando allagamenti ma anche danni ad aziende e privati. Un'alluvione che era costata la vita anche a Carlo Pergentino Tanganelli, la 72enne, travolto da una piena nei pressi di Olmo. Adesso finalmente una buona notizia è stato infatti riconosciuto lo stato d'emergenza nazionale. Dovrebbe arrivare una, un finanziamento che consente il recupero della risorsa persa in quella situazione. Ricordo che sono stati fatti conteggi di molti milioni di euro persi da famiglie e da aziende e quindi il riconoscimento di calamità nazionale dovrebbe portarci ad avere un ristoro almeno parziale di quanto oggettivamente speso per, per uscire da quel, da quel grosso problema. La conta dei danni era iniziata all'indomani del nubifragio per una stima di oltre 30 milioni di euro ed adesso a meno di due mesi dall'alluvione arriva il via libera del governo con un provvedimento che consentirà di accelerare le pratiche dei risarcimenti ma anche di mettere in moto maggiori risorse e di rafforzare gli impegni di comune e regione che aveva già attivato due finanziamenti, uno da un milione di euro per gli interventi di emergenza ed un altro da 800 mila euro invece per intervenire sui yard. Ricordo a tutte le famiglie e a tutti gli imprenditori di fare buona nota di tutto quello che hanno speso perché i rimborsi avverranno sicuramente attraverso una rendicontazione della spesa che deve essere opportunamente documentata. Assessore, mi pare che diciamo, voi avete fatto. No... Una distinzione tra l'evento di, di luglio, no, che eh, avete ricordato e l'hanno detto gli esperti, ha no, un tempo di ritorno insomma, che, che fa capire quanto fosse eccezionale, per fortuna raro, da eventi invece come quello eh, di agosto che eh, vanno a mettere in difficoltà per vari motivi alcune zone, come ad esempio quella di, di Via Romana. È un po' questa l'analisi? La, sì, l'analisi è una parte dell'analisi. Vorrei partire no, per, per eh, sviare dalla domanda, da, 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 dal fatto che è stato dichiarato questo stato di, di calamità nazionale. Questo è, è un atto molto importante perché oltre che nella speranza ovviamente che a seguito di questo atto si sbloccino delle risorse nazionali, per poter poi dare corso e dare, dare, dare inizio a degli interventi di messa in sicurezza idraulica, questa ci dovrebbe poi alla fine anche diciamo, costituire una via privilegiata sui procedimenti, cioè quindi rendere dei procedimenti amministrativo-burocratici anche più, 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 più rapidi rispetto a quelli delle condizioni normali. Quindi diciamo, è stata una presa d'atto di governo molto importante. E ne rendiamo atto, perché diciamo, eh, la, la, quello che è occorso a Arezzo a luglio è, una, è stato un evento talmente eccezionale che è paragonabile agli eventi che è accaduto in Garfagnana, a Neolsono e recentemente a Livorno. E proprio partendo dall'esperienza di Livorno, la regione toscana ha strutturato tutta una procedura, un meccanismo che appunto ci dovrebbe consentire poi di eh, mettere in atto procedure di, eh, più veloci rispetto al solito. Quello che è accaduto è accaduto che l'evento di luglio è un evento di un'eccezionalità unica, ora non voglio entrare in merito su tempi di ritorno perché è un tema anche abbastanza complesso e riguarda ovviamente l'idrologia e l'idraulica, però è un evento, è un evento eccezionale, è un evento eccezionale che è stato molto localizzato eh, in una zona, la parte sud della città e, e chiaramente si è abbattuto con una violenza inaudita su tutto il tessuto collinare e quindi poi si è riversato sul su fondovalle andando a investire ovviamente tutto il tessuto diciamo non solo urbano della città ma anche, ha fatto danni anche nella parte diciamo, più, più diciamo, del territorio rurale delle frazioni eh, ha messo in crisi il reticolo idrografico locale in particolare il sistema Sellina, Sellina Fossatone-Valtina provocando esondazioni e quindi danni ingenti. Oltre ovviamente anche eh, mettendo in crisi l'altro reticolo diciamo che non interessa direttamente via, via Romana, ma il reticolo. Che, che, che diciamo, si sviluppa verso sud, e quindi Rigutino e via dicendo, diciamo quella, que, quella parte del versante, versante collinare. E questo è un dato: quindi, questo, questo fatto, gli argini, gli argini, il sistema diciamo, di reticolo non, non, non ha retto questa ondata di piena. Questa piena, ovviamente, poi ha seguito i percorsi naturali. Si è indirizzata eh, su via Salvadori, sul sottopasso, investendo in maniera drammatica, ovviamente, la zona di via Romana e la zona anche di via Alfieri. L'evento di, eh, di agosto scusate, è un evento mh, molto più localizzato e, da un punto di vista diciamo, fenomenologico, è un evento che, mh, molto, che mette in crisi più il sistema fognario, non il, non il reticolo geografico. In effetti, no, non mi risulta a me che sia andato in crisi Sellino o Baltini, ma è andato un po' in crisi il sistema fognario. Allora, eh, eh, a seguito dell'evento di agosto, ci siamo posti qualche. qualche qualche domanda, detto, perché è accaduto questo? Perché in realtà l'evento di agosto non è un evento rarissimo, è un evento che, si, che con una certa ciclicità, diciamo, si, si, si ripete. E da quanto è stato fatto a fine 2014-2015, a seguito degli eventi del 2013, e, e, a seguito degli eventi del 2013, la precedente amministrazione intavolò un tavolo con nove acque che gestisce lì tutto il sistema fognario della zona di Via Romana, che è un sistema fognario misto, cioè quindi è un sistema che, 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 che riesce a convogliare sia le acque di, di, diciamo de, de, che de derivano dalle fosse biologiche, quindi le acque, le acque, le acque chiare e le acque nere, sia ovviamente il sistema fognario stradale eh, o di piazzale, che sono le cosiddette eh, acque bianche e acque meteori. Quindi fu intavolato questo tavolo, furono individuate delle criticità e in particolar modo fu attuato un intervento, uh, un intervento che fu eh, sostanzialmente un adeguamento di un, di, 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 di un apparato, di un meccanismo, si chiama di uno sfioratore, nella zona dell'incluso tra la tangenziale e Viale Dante, che sostanzialmente consentiva di poter far transitare più flusso idraulico in condizioni di, di eventi particolari verso eh, il vingone. Questo è stato un intervento eh, facile anche da attuare, tra virgolette, però che ha, ha fatto sì che dal, da quello che, che, mi, che mi viene narrato, che dal 2013 ad, ad, ad oggi non ci siano stati eventi meteorici che abbiano messo in crisi la zona di via romana, cioè era un qualcosa che aveva comunque consentito di, di far defluire più agevolmente le, le portate di piena. E quindi quello è successo a agosto. La, la successiva esondazione, era stata una cosa anomala, che io ho tentato di giustificare, ho detto che molto probabilmente a seguito dell'evento di luglio, l'evento di luglio proprio perché c'è stata un'esondazione a monte e ha portato, oltre che, che, che flusso d'acqua, anche un sacco di, sedime, di sedimenti, perché eh, io la notte c'ero lì, era, era acqua tutta marrone, quindi c'erano tanti sedimenti, l'impressione è che questo quest evento avesse in qualche modo anche saturato o imparzialmente ostruito parte del sistema fognario. E in effetti, da quelle da, eh, da fine agosto, Noveacqua ha iniziato a fare tutta un'attività di, di, di videoespezione, e in effetti dalle ultime notizie che io ho ricevuto sono di ieri: ci sono dei tratti che sono fortemente ostruiti da allora, sedime. Fermiamoci qui. E volevo sentire eh, Alessandro Caneschi, eh, appunto consigliere di opposizione del Partito Democratico, che su questo tema insomma abbastanza, quando stato, se ne è parlato anche in consiglio comunale, dopo eh, vedremo, eh, la domanda è se secondo voi, intanto se questa spiegazione diciamo, vi convince, se ci sono sempre secondo voi responsabilità diciamo, amministrative di questa giunta. La spiegazione dell'assessore Sacchetti come stasera ma anche in Consiglio Comunale, mi trova concorde. Questo però non vuol dire che in questi anni l'amministrazione non poteva mettere in atto una serie di azioni che... Senz'altro avrebbero mitigato i problemi dei cittadini, perché il vero problema è che eh, i cittadini della zona, parlo soprattutto di via Romana, via Tripoli, via Capponi, perché è una zona che mi sta particolarmente a cuore, nella in zona in cui sono nato e cresciuto e che eh, chiaramente i cittadini anche mi sollecitano spesso eh, ad occuparmi appunto di quelle problematiche. E eh, Chiaramente i, 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 i temi, come sono stati divisi dall'assessore, eh, mi trovano d'accordo, qui ci sono. Eh, problemi diciamo, eccezionali come quelli che si sono causati a seguito dell'alluvione del 27 luglio e per quello chiaramente l'amministrazione comunale eh, non ho la pretesa che risolva tu cur o che mitighi in maniera eh, veloce eh, i problemi eh, causati da questi eventi eccezionali, però diciamo che eh, l'amministrazione precedente aveva iniziato un percorso eh, di investimenti sulla riduzione, perché si parla di riduzione sempre di riduzione del rischio idraulico, eh, facendo la prima cassa espansione sul Castro, il Castro perché comunque era, è il, il torrente che attraversa la città e che quindi eh, poter, potrebbe in caso di inondazione creare chiaramente eh, danni a una parte consistenza della città, della, della città stessa. E poi aveva lasciato in eredità eh, un paio di progetti, magari eh, due progetti della cassa espansione. Eh, sul Sellina e sul Valtina, a vari stati di progettazione, che però in questi anni eh, diciamo, non hanno trovato eh, da parte di questa amministrazione eh, il via per andare avanti e diciamo, nemmeno eh, i finanziamenti necessari per fare le gare dei lavori e poi, e poi procedere con i lavori. Perché è chiaro che interventi eh, di milioni di euro, perché poi si parla di alcuni milioni di euro, non è che potrebbero ricadere esclusivamente sulle eh, somme, sui, sulle, sulle risorse dell'amministrazione comunale, ma chiaramente essere, eh, per essere realizzati devono essere intercettati anche finanziamenti eh, senz'altro regionali. E questo, diciamo, questi interventi potrebbero, per quanto riguarda perlomeno la zona eh, di Via Romana, tutto quel, quel bacino lì, senz'altro mitigare eh, gli effetti di eventi eccezionali. Poi eh, ci sono altri due aspetti, appunto quello che ricordava anche prima l'assessore, che sono eh, il problema delle fognature. Eh, chiaramente la città nel, negli anni si è espansa, il, il territorio è stato sempre più urbanizzato, eh, con meno permeabilità del terreno stesso, più scorrimento veloce delle, eh, delle acque che vengono spesso eh, da, da San Marco Vecchio, Santa Firmina, dal, dal Bagnoro e si riversano attraversando da due mari. Eh, verso questa parte della città e quindi per quelle è chiaro che eh, dov, dov, andrà trovata di concerto con Nove Acque che è poi la società che eh, chiaramente dovrà realizzare interventi ma sempre su input dell'amministrazione comunale perché voglio ricordare che gli interventi che vengono messi nel piano investimenti di Nove Acque sono concordati con l'amministrazione comunale in questo caso con il Comune di Arezzo perché lì alcuni interventi o sulla fognatura oppure alcuni interventi che limitano L'afflusso di acque nella fognatura di Via Romana senz'altro andranno individuati. L'ultimo aspetto, sì. vai aspetto vai. è che può essere eh, in caso di eventi eccezionali solamente un aspetto marginale, ma in, in caso di eventi come ricordava prima l'assessore, quello che è successo eh, a, fine, a fine agosto, che è una pioggia magari intensa però di pochi, di pochi minuti, è chiaramente l'altro aspetto su cui l'amministrazione dovrebbe secondo noi eh, investire più risorse è quello della manutenzione e della pulizia delle caritoie. Eh, chiaramente non è un problema risolutivo, ma senz'altro renderebbe meno problematiche eh, in, in caso di eventi di, di normale o di lieve entità. Torniamo tra poco. Di nuovo insieme dalla Casa dell'Energia stiamo parlando dell'alluvione che ha colpito Arezzo. Allora, vi dicevo che ora, tra poco rivedremo, più che altro risentiremo le voci di quella giornata di agosto, proprio della zona eh, di cui abbiamo parlato tante volte. È nato questo comitato spontaneo di cittadini di Via Romana. Eh, presidente, si vive con un po' la paura ogni volta che piove nella vostra zona? In questo momento sì, sicuramente dopo. Un evento eccezionale e quindi traumatico è che la popolazione ha vissuto come trauma, ripetuto dopo un breve periodo di tempo in agosto con una precipitazione di normale entità, diciamolo. È chiaro che ogni volta che piove noi ci allarmiamo. Già ieri sera è piovuto un po' più forte, bastava girare per il quartiere e si sono messe barriere alle porte, ai garage, eccetera. Naturalmente l'acqua non evapora, ogni barriera che mettiamo spostiamo il problema da una casa ad un'altra, quindi il problema va affrontato in un modo globale, questo è quello che vuol fare il Comitato. Il Comitato è nato proprio perché il problema è stato riconosciuto da tutti i residenti come un problema di tutti, anche quelli che abitano al terzo piano, si trovano bloccati, non possono uscire o hanno il garage e la macchina allagata, quindi oltre diciamo, sì, a quelli che fisicamente diciamo, hanno proprio il letto, che mettono i piedi in terra e trovano l'acqua, la mattina, come è successo a me nel 2017, perché il 30 di agosto del 2017 c'è stata un'altra bomba di acqua che ha allagato via Romana eh, ed è passata quasi inosservata. Quindi ogni volta che si presenta un evento climatico e ci sono le previsioni di pioggia, lo stato di allerta eh, diventa comune. E da questo stato d'animo eh, praticamente ci siamo ritrovati avendo un problema comune e cercando di affrontarlo in modo comune. Io rispetto a l'intervento dell'assessore e del consigliere eh, Caneschi, porto un altro punto di vista. Noi non abbiamo questa amministrazione, la precedente amministrazione e quella precedente, noi abbiamo un'amministrazione, è un continuum. Chi c'è è pro tempore e deve fare in modo che questo problema lo risolva. Quelli che ci sono ora ci rapportiamo con quelli che ci sono ora, con quelli che ci saranno dopo ci rapporteremo con quelli che ci siamo dopo. Il passato è il passato, dobbiamo partire da ora in poi ad avere delle certezze. Abbiamo chiesto, studiando un po' il problema, perché gli enti interessati, noi ne abbiamo intercettati otto, abbiamo chiesto a tutti di, eh, la disponibilità di massima ad aderire a una tavola rotonda in cui ci incontriamo tutti in modo da stabilire con un po' più di chiarezza chi deve fare cosa, quando lo vuol fare e come lo vuol fare. Noi attendiamo risposta a questo, cose concrete. Abbiamo bisogno non di parole, ma abbiamo bisogno di comunicazioni che ci rassicurino che tutto quello che si può fare si sta facendo. In particolar modo, è vero che quello di luglio è stato un evento eccezionale, ma siccome teoricamente si potrebbe ripresentare domani, se non fra una settimana ci vorrà un piano di emergenza immediato nel caso in cui si verifichi, quindi questo piano di emergenza, come tutti i piani di emergenza, deve essere studiato, deve essere noto, deve essere portato a conoscenza di tutti i residenti in modo che tutti si comportino in uno stesso modo per cercare di contenere i danni, la paura e anche il rischio a questo punto delle persone. Ci sono state, si potrebbe anche esserci il sottopasso che collega Via Romana a Via Alfieri. Si allaga, è transitato dai bambini inavvertitamente. Se si ritrovano l'acqua di un metro e mezzo, sono a un rischio diciamo così, eh, grande. Quindi, per esempio, in caso di allerta, bisogna subito essere presenti, non c'è da perdere tempo. Quindi, noi vogliamo che l'attuale amministrazione, come ripeto, noi la intendiamo come istituzione, quindi un'amministrazione per tutti, non di ideologie politiche. E, i, I guerfi e i ghibellini. È una storia vecchia, adesso siamo in democrazia, chi ci sta governando adesso ci deve governare e assicurare che non si ripetano più, perché ormai i residenti di Pianomana Romana sono stanchi degli allagamenti, hanno addosso uno stress post-traumatico, perché è vero che è eccezionale, ma se lo diciamo che è eccezionale, anche gli effetti sono eccezionali sullo stato emotivo dei residenti, teniamo conto di questo e andiamo avanti. Allora tra poco vi vedremo appunto queste immagini e le voci, le parole, le parole del Presidente del Comitato insomma, sono parole di grande buonsenso e ci fanno capire veramente no, che stato d'animo ci sia in quelle zone. Sì, ecco io direi che anche troppo buonsenso perché certe volte magari io, eh, è vero che vengono queste, queste eh, diciamo, eh, grosse piogge che una volta magari ne venivano meno. Però ecco io vedo che però anche il, il territorio in generale e poi dopo anche la città spesso sono abbandonate. Abbandonate perché? Perché io mh, mi ricordo che eh, ad esempio ora è autunno e mi ricordo che una volta eh, si raccattavano le foglie, cosa che invece eh, non succede più e ora mh, io abito nella zona vicina a quella che è successo eh, diciamo questo, questi diluvi, e quindi ecco, e vedo che effettivamente le caditole sono tutte piene di foglie e credo che, che quelle poi eh, qualcosa fanno ora noi è vero che eh, diciamo, ripeto sono, sono diciamo, delle, delle situazioni eh, molto molto eh, diciamo, rare però ecco io direi che onestamente c'è anche la manutenzione che è diventata rara quindi ecco, di solito ora eh, io mi ricordo che tanti anni fa c'erano nei campi c'erano i contadini che provvedevano a fare i fossetti, ora ci dovrebbe essere un consorzio che noi beh, paghiamo e eh, eh, non lo so, a me mi sembra che in certe situazioni, come ad esempio vediamo spesso anche lungo le strade, le strade provinciali, le strade comunali, io vedo che... I fossetti non si rifanno mai, cioè, oppure una volta si tagliava l'erba, si, si, si portava via anche la terra, che, eh, si, cioè, le radici che creavano in toppo dell'erba. Invece oggi mi sembra che onestamente siano, eh, ci siamo scordati un po' che possono avvenire queste piogge grandi, queste bombe d'acqua. E, e non siamo così veloci a prendere provvedimenti, perché e, sì, è vero che perché io, mi risulta che c'erano eh, dei progetti, una volta che mi ricordo che ci fu anche una, una scenata che ricordiamo, eh, perché eravamo lì con la televisione, che l'assessore Tringoli eh, fu preso a male parole, e, però mi risultava che era stato fatto um, dei progetti successivamente, che poi dopo eh, credo che siano rimasti un po' lì. Insomma, e Quindi, al di là del colore politico, che io non, voglio, eh, non ne voglio sapere, però ecco, io credo che sia importante che chi governa e chi ci fa, eh, diciamo. Eh, ci, ci dovrebbe ecco, eh, fare eh, sì che queste cose non avvengano e certe volte magari ecco, lo fa con calma, lo fa con, con quel sistema che noi sappiamo, con, con quelle lungaggini che certe volte, perché dovute anche alle varie burocrazie, dovute anche alle varie. E, quindi ecco, e onestamente però il tempo non aspetta, quindi non è che eh, dice ora aspettiamo che forse questi ci hanno da fare e, e quindi credo che sia importante. Eh, Ecco che tutti si mettano all'opera, cominciando appunto dalla regione e cominciando poi dalla provincia, cominciando poi anche dai comuni, e io vedo che onestamente c'è troppo, troppo disinteresse proprio, perché onestamente a volte si trovano proprio de, 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 lungo la strada camminando, si trovano proprio dei de, de, de fossi proprio che non, non. e lì sembra che non ci passi mai nessuno, che non, cioè che ci passi soltanto la gente che, che va con le macchine. Una volta c'era i stradini, vero, però ecco, qualche volta ci dovrebbe essere qualcuno che passa anche e vede che c'era da, da prendere provvedimenti e che poi se no, tocca lamentarsi e, e piangere sul latte versato, come si dice. Allora, sentiremo tra poco anche le risposte che vorrà dare l'assessore agli argomenti che avete toccato. Ritorniamo a quel giorno di agosto e sentiamo insomma, le voci che abbiamo raccolto di chi insomma, si era trovato in quella situazione. Dieci minuti qui erano le fogne che rigurgitavano, c'è un odore, ora purtroppo non, non si può trasmettere, ma un odore di fogna, di proprio di fossa biologica incredibile. Qui era tutto un fiume eh, come l'ultima volta, per fortuna ha durato dieci minuti, ma in questo caso credo che il sottopasso di via Salvadori che è stato chiuso l'ultima volta non c'entra niente, qui sono proprio le fogne che non sono più all'altezza di reggere 10 minuti di pioggia intensa. Siamo di nuovo sott'acqua un'altra volta. Ora, dite, voi voi no, è normale. Siamo di nuovo sott'acqua. C'è il sottopasso che è pieno. Ma se questa è una situazione che possiamo subire tutti quanti giorni, ogni volta che piove, mica mi lei, guardi, mi sta sciupando anche il telefono. Per dispetto. Guarda qua. Guarda qua. Guarda qua. Sottopasso è pieno, pieno, pieno d'acqua. Pieno, guarda qua, guarda, guarda, sta rientrando l'acqua in casa nella taverna, ora io che se posso ho una situazione del genere non è possibile, non si può, non si può. Venga, ah, quella è dove è arrivata l'altra volta, vada là, Vadi là, ah, io ancora so così, dall'altra da volta, perché non posso fare niente, guardi lì, guarda. Però questa volta ha piovuto pochi minuti. Sì, è, sì. Poco, sì. è entrato poco. ugualmente, perché entra da, da, da sotto. Io non so quello che fare, noi abbiamo aggiustato tutto questo qui sotto, abbiamo rifatto tutto, doppio muro, tutto, e tanto viene l'acqua ugualmente. Quell'acqua arrivava qui, ho chiamato tre volte i pompieri, hanno detto che erano sempre impegnati, io ci posso anche credere, però ritrovarsi dopo dieci minuti, l'acqua che ti arriva quasi al ginocchio... Non è bello uscire, andare via, andare a fare la spesa, oh guarda che si sta allagando, tornare a casa, poi mi si vede, no, che ho lavorato, insomma, sotto l'acqua, siamo così. Non va bene così, il comune deve fare qualcosa. Ha avuto un mese di tempo, non ha fatto assolutamente niente perché prima tre goccioloni si è riempita tutta la strada e non va bene. È una cosa che il comune deve prendere provvedimenti. Io per fortuna io metto le macchine proprio di fronte al passaggino, di fronte in basso e come ho visto in dieci minuti d'acqua di ha fatto una cosa bruttissima, stesso discorso dell'altra volta, il ponticino allagato, non avendo forza, non avendo tombini di scarico ha dovuto per forza ritornare indietro e molt... per fortuna io essendo un pochino alto sono riuscito a tappare. Però le macchine è toccato cavarle via subito perché cominciava il lagazzi e molti della de dietro hanno, hanno subito, ma così secondo me non, non va bene per niente, così non si può andare avanti, ci vuole che almeno la giunta faccia qualcosa, faccia qualcosa perché eh, non va bene, non va bene per niente. Non è la prima volta, è successo anche e, eh, un mesetto fa, non si può andare avanti così. Allora assessori cittadini, insomma, che sia si, come anche appunto il comitato eh, si appellano insomma a, alla Giunta. La domanda è intanto se eh, quello stato di eh, in caso appunto si riverifica un altro evento questo, diciamo, questi interventi di emergenza diciamo essere in qualche, potrebbero essere attuati e se eh, prima si parlava soprattutto del problema delle fogne in questo caso se è un problema risolvibile eh, oppure no. Allora, io partirei da, 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 da questo aspetto. Utilizzerei la parola resilienza, no? Che è una parola che oggi è molto utilizzata. Il nostro è un territorio poco resiliente, molto vulnerabile. Le ragioni di questa poca resilienza sono molteplici, che vanno da quello che abbiamo accennato prima, cioè alla eccezionalità degli elementi atmosferici, a un territorio come dire, fortemente anche in maniera piuttosto anarcoido urbanizzato, cioè perché è un territorio fortemente urbanizzato anche in maniera abbastanza selvaggia, che non aiuta ovviamente alla risoluzione di determinati tipi di problemi, e ha un fatto anche ovviamente anche un fatto, come dire, di, 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 di percezione ovviamente su questi fenomeni de, de della pericolosità e del rischio. Per cui... Cioè, bisogna cercare di, eh, di, di, di scalettare gli interventi che possono messi, si possono mettere eh, in campo su varie fasi temporali. Cioè, noi ora bisogna dare, acclarato che ovviamente la zona di Via Romana è una zona che presenta priorità 1, questo l'ho già detto anche ai tavoli che abbiamo fatto con la regione. Quindi. Bisogna però mettere in campo una serie di interventi dandogli delle, delle scadenze temporali, perché se si pensa di risolvere i problemi eh, intervenendo sugli aspetti infrastrutturali, cioè quindi intervenendo sulle casse d'espansione e sulle aste fluviali, i tempi sono tempi molto lunghi, dovuti a tante cose tra cui anche ovviamente all'iter burocratici e amministrativi. Però si parla dell'ordine andar bene 4-5 anni per mettere in piedi interventi di tipo strutturale. Ricordo e riconosco che comunque le precedenti amministrazioni avevano intrapreso un percorso di messa in sicurezza delle aste fluviali diciamo più importanti del territorio, Castro e Biccheraia, che sono partiti prima del, 2000, del 2010, l'idea che poi si sta concretizzando in alcuni casi oggi, cioè ci vogliono 10 anni per intervenire sul territorio. E sono stati programmati correttamente, sulla base di priorità, degli interventi sui Castro e Bicchieraia, perché erano quelli che chiaramente potevano più mettere a rischio una parte importante della città. Quindi il continuum amministrativo, come viene richiesto giustamente dal comitato, e qui apprezzo ovviamente le parole del rappresentante del comitato, perché sono state ovviamente parole anche di ragionevolezza e di buonsenso, c'è e ci deve essere per forza. Perché oggi ci siamo noi, ma. Tra sei mesi ci potrà essere qualche d'un altro e quindi bisogna lasciare un po' il testimone cosa in eredità. Cosa si può mettere in campo? Interventi da subito, cioè immediati, che sono ovviamente gli interventi che sta operando Nove Acque, bisogna riconoscere che Nove Acque non è che non ha fatto nulla in questi mesi perché comunque subito dopo l'evento di luglio è dovuta intervenire pesantemente per rimettere come dire, in funzione determinati tratti di rete d'acqua e di fugnatura che erano stati rivelti dai corsi d'acqua. Poi ha iniziato subito di concerto, perché concertiamo con questi soggetti, come concertiamo con il consorzio di Bonifica e con la regione Toscana, in cui c'è una perfetta come dire, sintonia di d'intento e con Nove Acque che gestisce il sistema fognario. Sta mettendo ora in atto, fatte le video ispezioni, delle de, 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 de azioni di ripulitura, cioè di sfangamento di parte della rete fognaria che risulta in parte occlusa e quindi, ovviamente, può generare dei problemi. E questo è l'altro intervento. Ci sono dei tratti di fognatura. Che sono diciamo, in crisi da un punto di vista strutturale e si sono dichiarati disposti a intervenire e ripristinare. A breve. Questi sono interventi che si possono realizzare a breve. E a medio termine, cosa si può realizzare? Si possono realizzare degli interventi sul sistema fognario in grado, come diceva il consigliere Caneschi, di alleggerire il carico sul collettore principale, sul collettore sostanzialmente di Via Romana. E questo come? Alleggerendolo, cioè facendo sì che parte del de, 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 de sistema fognario vada a scolmare su un'altra parte del reticolo non su, vado a finire tutto praticamente sul collettore di via romana e poi sullo, sullo scolmatore di, di, di diciamo, eh, via Dante e questi sono interventi relativamente utilizzo i termini relativamente semplici perché comunque sono interventi che possono essere fatti su sedime stradali, quindi alla fine non hanno necessità di grosse autorizzazioni, pareri nulla osta, occupazioni temporanee, espropi, quindi si possono fare velocemente. E questi sono interventi che sono staggiati, pensati, in qualche modo progettati e che contribuiranno a ridurre il, diciamo, il rischio, a mitigare il rischio eh, dovuto al sistema fognario. Poi ci sono invece degli interventi che hanno ovviamente un orizzonte temporale più lungo, che sono gli interventi infrastrutturali, che riguardano appunto il Sellina con le casse di espansione, il Valtina e, e il ritiro delle acque basse, che sostanzialmente è tutto quel sistema diciamo, idraulico che giace in adiacenza al all'asse ferroviario e quindi a quelle fossette che scorrono lungo l'asse ferroviario e quindi messa eh, diciamo, in sicurezza di quei, di, di, quei, di, di quei tratti. Una volta realizzati tutti questi interventi sicuramente il, il rischio sulla zona di Via Romana si dovrebbe ridurre, mitigare tantissimo, non annullare perché non si può annullare perché chiaramente gli interventi strutturali, infrastrutturali saranno dimensionati per, per un certo tipo di evento, se poi questo evento che si dovesse manifestare un evento con intensità ancora superiore ovviamente non sarebbe in grado di conterlo, però diciamo si riduce tantissimo ecco, breve, termine cosa si intende? breve termine si intende da subito cioè da, questo da subito perché l'intervento di pulizia lo stanno facendo sì. l'intervento sul sistema fognario diciamo, di alleggerimento è, 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 è già concettualmente pronto la mia idea, la mia proposta, io farò ai tavolo congiunto con Regione, Consorzio di Bonifica, eh, Nove Acque e Comune d'Arezzo in fase in sede ovviamente di gestione dell'emergenza nazionale che comporta che dopo 30 giorni dall'emissione dell'ordinanza si presenti un piano, un pacchetto di interventi che dovranno essere in qualche modo finanziati. La mia idea è quella di inserire dentro. A questi interventi non solo gli interventi infrastrutturali sui corsi d'acqua, ma anche il sistema fognario di Via Romana, che se ce lo finanziano si può anche prendere e sostituire tutto il collettore fognario, cioè quindi riadeguarlo tutto. Quello sarebbe un intervento ovviamente draconiano, importante da un punto di vista economico perché si parla di milioni di euro, però sarebbe un intervento che se viene recepita questa nostra proposta di inserirlo nel piano delle emergenze, potrebbe davvero trovare, si potrebbe trovare davvero anche le risorse per realizzarlo. Galeschi, ecco, questi interventi eh, diciamo, vi convincono? So, è la strada giusta? Ma, eh, chiaramente non, non ho la competenza tecnica per eh, giudicare dal punto di vista idraulico se questi sono interventi risolutivi o comunque che possono mitigare. Diciamo che in linea di massima eh, sono interventi di cui si sente parlare da un po'. Eh, L'auspicio è chiaramente che eh, non... Perlomeno per gli per interventi di minor entità eh, l'amministrazione comunale, anche investendo risorse proprie, eh, porti avanti prima possibile questi, questi interventi. Perché quello che diceva il presidente del Comitato è, un, è, è realtà. Cioè, eh, uscire di casa, avere la preoccupazione quando fa anche due gocce d'acqua, se eh, torna a casa e trova la, la casa allagata, insomma non è un, un modo di vivere tranquillo e, e giusto insomma, per la cittadinanza. Quindi ehm, noi chiediamo che su questo tema venga tenuta alta l'attenzione. A questo proposito abbiamo chiesto mh, come forze di, di minoranza, tutta la minoranza eh, insieme ha chiesto la convocazione di un Consiglio Comunale eh, aperto per discutere di queste questioni che chiaramente non riguardano solo eh, la zona di Via Romana ma che riguardano tutta la, la città e per questo chiaramente è necessario, penso che in parte ci sia già, ma magari dovrà essere ancora più approfondita anche la mappatura delle zone critiche, perché eh, magari due anni fa è successo che si è allagata la zona Giotto, la zona eh, intorno a Villa Severi, questa volta in Via Romana, quindi diciamo che è un problema generalizzato, ci sono dei, pro, dei, dei punti della città che sono chiaramente più critici e da questi bisogna partire. aperto eh, L'abbiamo chiesto, abbiamo chiesto anche la, la costituzione di una commissione d'inchiesta, questo per eh, valutare eventuali responsabilità che nel passato se c'è stata o non c'è stata, però ecco, quello che ci interessa e quello che si aspettano i cittadini e ce l'ha riconfermato anche poco fa il Presidente del Comitato è capire da oggi cosa si fa e anche cosa si lascia, va bene? perché sono consapevole che alcuni interventi, come diceva l'Assessore, non possono essere fatti subito. Però è giusto, nella continuità amministrativa che il Presidente giustamente auspica e qualche volta noi politici eh, ci dimentichiamo, eh, è giusto che anche questa amministrazione si impegni per lasciare all'amministrazione che verrà, di qualunque colore politico eh, sia, dei progetti eh, da eh, cantierare o delle opere magari anche già iniziate. Pubblicità. Di nuovo insieme dalla Casa dell'Energia, eh, vado di nuovo dal Presidente del Comitato dei Cittadini perché l'assessore ha indicato no, eh, alcuni interventi, da quelli a breve termine a quelli possibili a lungo termine, che dovrebbero appunto portare a mitigare questo rischio. Eh, queste, questa risposta, questa strada tracciata è, mh, la considerate la, insomma, un momento ecco, per finalmente risolvere questa, questo problema? Allora, intanto eh, ringrazio coloro che eh, ci hanno dato il buonsenso, perché è questo lo spirito che abbiamo. Ma il buonsenso vuol dire anche che dieci anni non si può proprio sentire per risolvere questo problema. Quindi, il buonsenso. Il Comitato nasce da un momento eccezionale di sconforto, da una rabbia eccessiva, perché poi ad agosto dieci minuti di pioggia ti fanno ritrovare di nuovo in quelle condizioni. Il Comitato li unisce e questo sconforto e questa rabbia la vuole convogliare in un'azione, sicché bisogna agire. Io vi ringrazio di avermi invitato in una trasmissione che si chiama Nero su Bianco. È bene che l'amministrazione comunale incomincia a scrivere nero su bianco che cosa è di sua competenza e come e quando lo vuole fare. Perché il sistema fognario, per quello che ho conosco io, è in parte di competenza di Nuove Acque, ma in parte di competenza del, eh, del Comune e quindi ci può dire questo lo possiamo fare, lo vogliamo fare, abbiamo intenzione di farlo, ci stiamo adoperando anche da un punto di vista del reperimento dei fondi. Cioè, ma questa è una situazione insostenibile, non si può dire se ce, fan, se ce li danno lo facciamo. Bisogna andare a cercare fondi europei, fondi regionali, frugarsi in tasca, fare una colletta, ma va risolto, non è possibile che un quartiere che è un gioiello nella esperienza retina, perché in 600 metri dalla circonvallazione... Al bivio che poi va uh, verso Olmo, c'è praticamente un concentrato di esercizi commerciali che offrono servizi a residenti di tutti i tipi. Ne cito due, dalla farmacia al Sarto, che è anche una di quelle figure che si riesce a trovare diciamo così, raramente. Quindi abbiamo tutti i servizi, è un paese praticamente. E rischia di decadere perché l'atmosfera, quando in un posto non ci vivi bene, c'è due soluzioni, o lo cambi o lo abbandoni, non c'è altre soluzioni da fare. Quindi l'amministrazione deve riconoscere anche, questa è un'esperienza cittadina che sarebbe da replicare, non da far morire, quindi deve intervenire, ci cioè deve investire, deve in, in tutti i modi trovare forze, energie e soldi per comunque farle arrivare, perché non è possibile sostenere un intero... Un intero dieci anni è un'era diciamo sì, un quindi non è possibile, non è sopportabile. Io veramente non la vorrei sentire dire più Assessore. No, perché la domanda che prima ti volevo fare, poi rispondiamo ovviamente su, su questa giusta attesa no, dei residenti, eh, visto che appunto anche nel 2017 si era ripetuto, comunque il problema era noto, tanto che nella scorsa campagna elettorale, se non ricordo male, no, era stato anche uno dei temi e degli impegni dei vari candidati a sindaco. Ecco, questo intervento a breve termine, perché non è stato fatto prima, che credo che un po' molti si chiedano, cioè quando voi vi siete insediati, perché ecco, non è stato pensato questo intervento a breve termine? Allora, non è, non è stato pensato nel senso, noi partiamo da un concetto, le risorse sono illimitate, va bene, sono limitate le risorse, non sono illimitate. Eh, le linee di intervento chiaramente bisogna stabilire delle priorità. Noi abbiamo ereditato sul tema del rischio idraulico tutta una serie di interventi programmati, progettati e poi che si sono attuati, si stanno attuando in, tempi, in questi tempi. Mi riferisco ovviamente al Castro e mi riferisco alla casa di espansione sui bicchieraia che è tuttora in corso. Poi, a seguito dell'evento del 2016 che invece ha interessato la parte nord della città, lo ricordo, abbiamo programmato e realizzato con difficoltà in, in mano un intervento per cercare di mettere in sicurezza la d'antria e tutta la parte diciamo, dei dorsali e delle radiali verso nord, Viale Santa Margherita e Viale Conte con con Cioè Abbiamo fatto questo tipo di Intervento. Abbiamo forse sì tralasciato, lo devo un po' riconoscere, eh, la problematica di Via Romana, non è che è stata dimenticata, furono fatti degli interventi, questi interventi e mi riferisco all'adeguamento dello scolmatore erano interventi che comunque da quello che mi viene, da che mi viene riferito dai gestori. Del eh, sistema fognario avevano in qualche modo condivisi anche con l'autorità idraulica, il concetto perché tutti questi interventi che noi facciamo, siccome poi alla fine l'acqua non sparisce, come diceva il rappresentante del comitato, ma va a finire su dei corsi d'acqua che sono dei corsi d'acqua classificati, devono avere comunque la condivisione e l'autorizzazione dell'autorità idraulica, che è rappresentata dalla regione Toscana. Quindi non è che il comune si alza la mattina e dice allora io fo una cassa di espansione o fo dei muri o fo degli argini. Deve essere tutto condiviso. Quello che io mi riemeno a me è che in questi anni io non è che non ho seguito la continuità amministrativa, io ho seguito questi progetti, in particolare il progetto del Valtina. Mi rammarico molto probabilmente di non essere stato troppo incisivo nel, nel, nel chiedere all'autorità competente di scegliere una soluzione non la migliore in assoluto, ma quella che consentiva comunque di attuarsi in tempi più rapidi, perché le problematiche per inter, intervenire sul nostro ter territorio con... Opere infrastrutturali sono in mani, non è così semplice. Non è così semplice perché vi faccio l'esempio: zona, eh, zona del Bagnolo, c'è cioè da risolvere da adeguare il corso d'acqua. Il corso d'acqua da una parte c'è una strada, dall'altra parte c'è le case. Eh, sotto la strada c'è decine di sottoservizi. Fognature, rete Enel. Cioè, quello che voglio far capire: gli interventi sono complessi da realizzare, non siamo un territorio. Eh, libero, inurbanizzato, è fortemente urbanizzato, antropizzato, per cui gli interventi da realizzare vanno come dire, eh, vanno ponderati eh, su, sullo stato di fatto. Poi è un fatto come dire acclarato, basta prendere le statistiche. Oggi per realizzare io un po' lo faccio di lavoro, ma eh, oggi per realizzare un'opera pubblica nel momento in cui la penso, al momento in cui la ho alleato se non sono dieci anni sono sei anni. Cioè, non è pensabile. Che di, di, lo dico realisticamente perché, cioè, come dire, eh, voglio essere sincero: non è pensabile promettere che realizzerò le casse di espansione su sellina in due anni, non è, non, non è realizzabile. Portiamo a casa una soluzione condivisa, un progetto, eh, chiediamo finanziamenti. Se non ci sono, giustamente anche il comune deve fare la sua parte. Questo è evidente, troverà se trocherà in tasca troverà le proprie risorse per metterci una volta c'è un progetto. Poi l'autorità competente, che in questo caso è la Regione Toscana, che si può, poi, eh, può utilizzare per realizzare il consorzio di bonifica, ma a quel punto l'autorità competente è solo la Regione Toscana per fare interventi sul su, 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 su reticolo idrografico. Eh, si realizzerà il progetto. Noi possiamo, siamo lì per agevolare il percorso, per cercare di, 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 di trovare come dire, delle soluzioni che in qualche modo vadano a mitigare anche gli impatti con la cittadinanza. C'è stata una polemica subito dopo l'evento sul discorso di ordinanze non fatte, non eseguite, su ponticelli non abbattuti. È tutto semplice poi sulla carta, che ci vuole a fare un'ordinanza? Abbattere un ponte? Sì, poi quando chiaramente abbatto un ponticello, legittimo non legittimo, anche qui si entra ovviamente delle vicende abbastanza complesse, però da quell'altra parte crea un fondo intercluso, non ho la possibilità di accedere a casa, non è così semplice, non è così semplice, non è così semplice. Bisogna cercare ovviamente di avere del buon senso, cercare di portare la cittadinanza verso un percorso. Se poi non ci si arriva, chiaramente bisogna fare l'ordinanza. Non è che siamo stati lì con, con le mani in mano. Abbiamo cercato di risolvere il in maniera conciliativa concili delle concili situazioni. La gente allora che lì non investa, quindi che non comprino le case, che non, no. che non aprano le attività. No, assolutamente penso, no. Chi l'ha detto io, questo? Io non bello. lo penso minimamente. Allora, quando uno apre un'attività, io questo lo so, di solito deve avere dei locali adeguati, quindi perché ci deve essere appunto tutto ciò che l'ASLE vuole, tutto ciò che... Quindi, eh, io sono convinto che lì se noi andassimo a fare, era estremizzo, a, andassimo a, a, proprio a fare dei de, 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 de controlli, delle ricerche, quelli sarebbero ambienti che non sarebbe possibile aprire attività, perché uno apre un'attività investe in una, una barca di soldi poi dopo, onestamente, perché? perché lì effettivamente c'è un problema, come dice lei da risolvere, che non si risolve in un anno due anni, tre anni e quindi quello può succedere che fra uno prende, apre un'attività, apre un negozio apre, oppure uno compra una casa e, e lì arriva lì, apre lì, dopo due anni prende, e, e, e si brucia tutto quel capitale che ha investito io spero che oltretutto ora eh, ci sia anche qualche ristoro come si chiama oggi, no? perché ecco, io spero che eh, qualcuno ci pensi a questa gente che ci ha investito una vita, perché io mi immagino cosa succede, uno che, perché chiaramente ognuno di noi va, non è che va a lavorare per, per, per divertirsi, va a lavorare perché apre ah, un'attività, perché sa che c'è il sostentamento per la famiglia. Ecco, io credo che vedersi portare via in, in due ore, tre ore, cioè tutto, eh, io credo che sia la, la, la tragedia più, più, più perché, eh, perché uno ci ha speso il sudore, ci ha speso tutte... Eh, ecco, e quindi magari io, quello che volevo dire è questo, che certe volte è, sarebbe più facile dire, ecco, attenzione, qui, eh, sì, è vero, però è una zona che non lo so, perché anche ai tempi antichi non sono stati fatti magari... Eh, io, mi risulta che ci sono dei fossi più alti delle fogne quindi c'è so, no, allora, ecco, il sistema fognario non è che poi mi risulta anche che le ispezioni che sono state fatte in questi giorni hanno trovato dei disastri notevoli insomma, no? quindi, ecco, e quindi ecco magari queste ispezioni potevano essere fatte anche prima cioè non dico che bisogna aspettare che venga il diluvio e poi si fanno le ispezioni io penso che ogni tanto sarebbe bene nelle, nelle fognature fare le ispezioni anche se magari si, 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 eh, eh, il meteo ci dice che non pioverà per 12 anni insomma secondo me ecco perché non si sa mai quando cadono queste bombe dire, consigliere rischi. Sì, no volevo ricollegarmi a quello che diceva anche l'assessore sul fatto che eh, sì, purtroppo la burocrazia può portare anche al, dal momento in cui uno pensa un'opera alla realizzazione possono passare anche diversi anni ma proprio per questo ecco eh, noi abbiamo eh, ribadito il fatto che purtroppo dico, per la cittadinanza in è, secondo noi si è perso troppo tempo perché eh, alcuni progetti l'amministrazione precedente l'aveva lasciati, erano pronti. Allora io dico, un'amministrazione che ha a cuore la, la riduzione del rischio idraulico è un progetto tipo la Cassa Espansione Valtina che era una sorta di progettazione abbastanza no, avanzato mi risulta definitivo quindi probabilmente con qualche aggiornamento ma aggiornamenti progettuali che eh, non è che comportano eh, un allungamento dei tempi particolari però ecco l'amministrazione comunale doveva prendere da quello che ha trovato intanto fa partire quei lavori eh, eh, chiaramente l'amministrazione comunale questo è sulla bocca di tutti e si vede anche da, dai piani triennali che sono stati presentati questa cosa l'ha lasciata indietro favorendo scelte che noi non abbiamo condiviso ma che chiaramente sono eh, legittime da parte di camministra voglio ricordare solamente i 6 milioni di euro che l'amministrazione comunale andrà ad investire per fare la sede della polizia municipale ecco io dico che con 6 milioni di euro alla fine le due casse di espansione probabilmente saremmo riusciti a farle e senz'altro avremmo ridotto sensibilmente i problemi di una buona parte della città Ora, non dire. se mi permetti, non, non, non lo trovo nemmeno un po' troppo corretto mettere insieme questi due tipi di, 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 di valutazioni, cioè, nel senso, sono valutazioni politiche, però questo non vuol dire che non ci sia stata attenzione nei confronti di rischio idraulico. Io personalmente ho partecipato a incontri, a riunioni, a conferenze di servizi, cioè, gli interventi sul reticolo sono interventi che non fa l'amministrazione comunale, lo deve fare l'autorità competente, poi di concerto con i vari soggetti che in qualche modo sono delegati a operare sul reticolo, si può trovare una strada. Però il progetto sui Valtina è un progetto definitivo in più stralci. Eh, è stato condotto dal Consorzio di Bonifica. Il Consorzio di Bonifica è, è titolare di questo procedimento. Alla fine sono passati anni perché c'erano le discussioni sulla soluzione da adottare. Ma non perché, perché, perché alla fine si è banalizzato, perché sono complesse da prendere decisioni su quale soluzione adottare. Idem vale su Isellina. Su l'ipotesi di progetto studio di fattibilità sulla cassa di espansione è un qualcosa che va completamente rivisto alla luce degli, degli eventi che, che, che si stanno manifestando, ma non gli eventi di luglio, anche gli, è un progetto molto datato. Quindi, cioè... Um, però sono passati quattro anni. Sì, però, cioè, però dicevo... Di... Mh, alla fine... Alla fine le, le, le soluzioni da individuare sono soluzioni che deve essere l'autorità competente a trovarle, il comune può solo, può solo agevolare, facilitare e avere dei rapporti con i cittadini in modo tale che non si inneschino di mezzo con, 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 con procedimenti che poi sono all'iter burocratico, perché lì ovviamente siamo sotto attacco su, su mille fronti. Eh, faccio presente che, ribadisco per, per, per fare un esempio concreto delle difficoltà, gli interventi sul bicchieraia, gli interventi sul bicchieraia, e sui covole. Che sono progetti pensati prima del 2010, sono a tuttora in atto e ci sono mille problemi. Sono fermi i lavori appaltati, ci sono lille Rusp, c'è cioè i Cartelli. Andate a vedere, ci sono mille problemi. Perché in fase progettuale chi ha condotto, il responsabile del progetto non ha valutato la presenza di interferenze, delle pubbliche illuminazioni, degli scari, degli accessi. Cioè quindi. Poi ci possono essere ovviamente problemi ostativi da parte dell'impresa. Quindi il mondo dei, dei lavori pubblici è un mondo complessissimo. 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 Allora, bisogna, bisogna darsi delle priorità temporali. Io quello vi dico: scusi, il buon senso vuol dire quello che è nelle corde nostre, della nostra amministrazione, e è il sistema fognario, di concerto con Noveac. Lì si può intervenire subito. Si allora, può intervenire beh, subito, già non ci basta se lei si prende l'impegno di intervenire subito e fare tutto quello che nel suo potere di fare, per, è già un'azione noi questo, poi, questo quello... ce, lo, ce lo dice anche nero su bianco, ce lo comunica e quindi noi abbiamo scritto, quindi rispondete alla nostra presentazione. Ce lo dite, però io volevo quando si parla di buonsenso, si parla di, 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 di soldi pubblici. Mentre si consumava a luglio e agosto l'allagamento di Via Romana. È stata fatta tutta la, la rete della fibra in una zona dove si sa che si deve andare a scavare per fare poi il, 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 il sistema fognario. Allora, coordiniamoci, perché sennò no, i soldi non basteranno mai e saranno sempre pochi. È questo. Fatto So, ma, sì, ma questo è un concetto che attiene alla burocrazia, a, 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 non, non può attenere ai cittadini. Noi dobbiamo prendere ragione. atto che sono stati spesi dei soldi pubblici, poi magari che siano finanziati dalla regione piuttosto che dalla comunità europea. Non cambia perché sono soldi destinati per un servizio e se si fa bene il servizio ce l'abbiamo, se si fa male il servizio non ce l'abbiamo. Quindi in una zona dove si dovrà Forse andare a scavare per rifare il sistema fognario adesso oltre a tutti gli impianti precedenti di eh, idrici eccetera, eccetera, ci troviamo anche a dove scansare la fibra se non a rifarla. Quindi, questo fa parte del, del, de, di una visione a 360 gradi del costo della spesa pubblica. Allora, eh, volevi dire qualcosa? No, appunto, dicevo che eh, mh, purtroppo. Eh, Tante volte è difficile da cittadini capire questi, questi meccanismi che si, che, però ci sono, che si incastrano fra, fra le varie strutture, no, competa quello, no, competa quell'altro e, e arriva che quelli appunto fanno dei lavori che poi dopo magari c'è ecco, una perché... domanda che aveva fatto prima il Presidente del Comitato, cioè sulla dove inizia e dove finisce la competenza del comune sulle fogne, perché questa allora, è una curiosità penso anche per tutti. Allora c'è un regolamento dell'autorità idrica toscana che ha stabilito di recente quali sono diciamo, le competenze, l'incidenza delle competenze. Allora la rete fognaria nera è delle acque saponose è di competenza del 100% di gestore di sistema idrico integrato, nella nostra fattispecie 9 acque. La rete fognaria mista, che è la stragrande maggioranza del sistema fognario nostro, perché in passato non si, non si separavano, ehm, è di competenza in percentuale. È di competenza in percentuale tra eh, i gestori del sistema idrico e del comune. Faccio un esempio. Eh, il castro nel tratto tombato è anche fognatura, perché ci sono delle scariche fognari che vanno direttamente in castro. Quindi in quel caso lì, ovviamente, un intervento di di messa in sicurezza, di radeguamento di tratto tombato di castro non può essere a carico completamente del 100% di sistema idrico integrato, che tanto poi va in bolletta perché provocano sempre cittadini. Questo è, è evidente. Quindi dovrebbe essere ripartito in competenze tra, eh, in funzione dell'apporto idrico, cioè in funzione di quanto diciamo, acqua meteoria ci va. È un tema un po' di lana caprina, però su questo, visti anche come dire, i buoni rapporti. Istituzionali di collaborazione che abbiamo con il gestore eh, di sistema idrointregato, considerando che comunque il gestore ha avuto l'allungamento di periodo concessorio e quindi ha rifinanziato tutto il piano delle acque, cioè siamo d'accordo e stiamo collaborando per realizzare comunque questi interventi immediati diciamo, sul, eh, sul, sul, sul sistema fognario. Le competenze stanno così da un punto di vista formale come ho spiegato prima, nella fattispecie nove acque si è dichiarata disponibile a intervenire, non ha fatto problemi, tra l'altro se si dovesse intervenire in maniera strutturale sulla, sul sistema fognario di via romana si farebbe anche un'altra azione importante, si farebbe ovviamente la separazione fognaria, che è un altro import tema importante da un punto di vista ambientale, cioè si separa le nere dalle bianche. Bene, io ringrazio l'assessore anche per gli impegni che ha preso a nome dell'amministrazione, dell quindi ovviamente il comitato sarà lì a incalzare e a vedere se ecco, questi, soprattutto gli interventi a breve termine, eh, partiranno. Io a, a, approfitto un attimo di Alessandro Carischi, perché aveva, abbiamo avuto il sindaco l'altra settimana e gli abbiamo fatto vedere il servizio sul Rago Festival, e cosa aveva detto l'opposizione e anche lì si è parlato, no, voi avete detto. Eh, che magari anche quei soldi potevano anche essere spesi per eh, appunto per eh, cose che dice l'assessore Sacchetti: non c'entrano niente, eh, cioè per mitigare il rischio idraulico, questo 1,8 milioni. Però il sindaco ha detto anche sul contenuto: insomma, che eh, il consigliere Caneschi ha, ha sbagliato tutto. Se... No, il sindaco ha, ha detto eh. che più volte io ho sbagliato il nome della fondazione, ah, la vero, fondazione. Sì, Guido Monaco, come ero in un momento chiamato io, nella fondazione Guido Arezzo, come in effetti si chiama. Ma eh, ribadisco però il concetto che tutte le risorse dell'amministrazione comunale che eh, l'amministrazione eh, mette in campo con la protezione del bilancio possono essere destinate eh, a, ad interventi diversi. Quindi, perché no? Eh, un, invece che spendere eh, 800 mila euro per l'aro festival, senz'altro si poteva fare altre cose per la cittadinanza. Tra l'altro, noi ancora. Stiamo anche in attesa di una bella rendicontazione da parte di questo, eh, di questo evento perché insomma, abbiamo molti dubbi eh, su questo. L'abbiamo chiesto la documentazione, siamo in attesa, fiduciosi perché diciamo che la gestione complessiva eh, della Fondazione eh, Guido d'Arezzo non ci convince del tutto. Grazie al consigliere Alessandro Canischi, grazie a Piero Franchiglia, all'assessore Marco Sacchetti, a Luigi Sammuto, presidente del Comitato dei cittadini, Comitato Spontaneo di Via Romana. Ci vediamo la prossima settimana.